perché per mezzo di Lui gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Efesini, capitolo 2, versetto 18. Tutto è processato. Ogni cosa subisce un processo prima che si abbia accesso. Il cibo viene processato prima di passare sulle nostre tavole. I materiali devono subire una lavorazione prima che si possa godere della loro funzionalità. Il tempo è un processo, esistono le stagioni. Chi commette un reato subisce un processo. Un bruco, prima di diventare farfalla, deve subire un processo. Così è per la nostra vita. Passiamo inevitabilmente per dei processi. Alcuni sono dolorosi, ma necessari. Un bambino che viene al mondo subisce un processo. Per lui l'impatto con l'esterno è qualcosa di molto forte, ma necessario per avere accesso al mondo di fuori. Caro amico, se stai passando per un processo, sappi che servirà a garantirti l'accesso alle grandi benedizioni che Dio ha preparato per te. Il processo serve a definire la forza, la durata e la resistenza di un oggetto o di una persona. Gesù Cristo è stato processato su quella croce e questo ci ha dato accesso al Padre. Siamo processati ma non condannati. Il sangue di Cristo ci giustifica davanti al Padre quando, con cuore puro e sincero, ci pentiamo e ritorniamo sulla via maestra. Non mollare adesso, stai per avere accesso alle benedizioni di Dio.